signori, sono venuto qui per parlarvi perché voglio aiutare tutti quelli che sono alcolizzati. E voi sorridete. Voi sorridete, però non sapete che non esiste ancora una medicina per salvare quello che è alcolizzato. Tutti i dottori dicono, parlano, fanno, lei, signore, il vino lo deve bere mangiando. E noi lo beviamo bevendo. Lei, attenzione, stia attento perché l'alcol è un veleno che uccide lentamente e nessuno di noi ha fretta. Un medico a me mi ha detto, guardi, il vino è lontano dai pasti. Ho messo la damigiana in cortile. Sapresti. A volte la fretta fa quelle altre, chiedo scusa. Io sono venuto qua, non sono venuto qui per aiutare proprio gli alcolizzati. Veramente non esiste un dottore che possa dire quello l'ho salvato io dall'alcol. Non ce n'è uno, trovatemene uno, dai. Dai. Se c'è uno che me lo trova uno, io... Ma te, aspetta che non ce n'è, non ce n'è. A me il medico mi ha detto, deve fare lunghe passeggiate, così non pensa bene. C'ho il bar a 8 chilometri. Di più ci passa, mi viene più la 7. E mi ha detto, no, deve fare passeggiate di chilometri e chilometri e chilometri. E sono andato, ho fatto Cagliari Sassari a piedi. Ehi, ognuno va dove vuole o non va. Io sono partito la mattina alle 6, che ancora il sole chissà dov'era. E sono arrivato la sera, si vedeva Sassari alle 6 di sera. Oh, si vedeva proprio Sassari piccolini, i sassarisini piccolini, piccolini. E si vedevano questi due fari, molto biciclettisti. Sì, quelli che la sera partono per buttare la gente nei fossi, che camminano a bordo strada, con questa motocicletta, impennando. Perché non la vendono la ruota davanti, non tocca in terra. Questi qua camminano a bordo strada, ti vedono te camminando, arrivano e ti buttano giù. È vero, lo facevo io da ragazzino. E allora non c'erano le motociclette, c'era l'asino. Correvi, impennava anche l'asino, quando vedeva l'asina. E allora queste motociclette che si avvicinavano, dicevo, queste qua mi vogliono buttare nel fosso a me, non ce la fanno. Esperienza. A un certo punto quando erano vicini, ho detto, mi metto in mezzo alla strada, così me ne passano da una parte o dall'altra. Oh, mi metto in mezzo alla strada, è successo un disastro. Era un camion. A momenti lo spaccavo in due. Oh, dovevate vedere, le ruote sono partite in alto, i vetri, tutto il rallentatore, il fumo, tutto il rallentatore, e si vedevano cerchioni volare, un occhio in tasca, lo specchietto nell'altra tasca, un portafoglio volare lentamente, una mano poco a poco più veloce dietro. A un certo punto arriva l'autoambulanza piangendo. Scendono in due dalla macchina. Ho detto, quello deve essere signor Rambo e signor Lanza. E mi prendono uno per i piedi e l'altro per gli altri piedi, mi mettono dentro la barella con un bottiglione di vino appeso e una pompetta attaccata al braccio. E parte l'ambulanza. Arrivati in un attimo, siamo arrivati prima possibile. Arriviamo lì, signore, la mala sanità. Le suore sotto i dottori. I dottori sopra le suore, le infermiere, tocca a me, svergognate, non è possibile. E noi poveri buttati nelle corsie, io ero un pezzo da una parte e un pezzo dall'altra, non si capiva da fare, non si capiva niente. Allora mi portano in sala operatoria, mi operano, non si capiva nulla, sembravo guarito.
l'indomani dolori. Dottore! Stupendo! Allora aprono il fretto un pacchetto di mostaccioli a un mazzeappio. Dentro è lo stomaco, dimenticato lì, non si può. Perché stanno lavorando e parlando, non si può così. E allora mi chiudono tutto quanto bene lì, l'indomani ancora dolori. Dottore, porca boia! Mi riaprono un cellulare acceso. Non si può, non è possibile. E allora ancora l'indomani dolori. No, dottore, tu mi mettete una chiusura là, un po' cambio ospedale. Perché non sanno lavorare e noi poveri dobbiamo sopportare tutte queste cose qui. Non è possibile. Adesso è arrivato il momento di fare questo grande concerto per gli alcolizzati. Sì, lo chiameremo 30 ore per la vigna. E tutti contribuiremo cantando e mettendo dei soldi. Canteremo le più belle canzoni dei concerti. C'era un ragazzo che come me beveva il litro del bottiglione, girava il bar di qua e di là e poi finiva dal medico. Stop col bottiglione, stop col litro, stop. Nel petto un cuore più non ha, ma due cirrosi o tre. Round trabadanga danda balo. Qui ci va l'applauso. E poi canteremo ancora quell'altra canzone che fa: si rompe, si rompe, si rompe il bicchiere, ma la botte no. Amico de Das. Cantiamo tutti in coro: si rompe, si rompe, si rompe il bicchiere, ma la botte no. Si spaccherà, bottiglie e bicchiere, ma la botte no. Io perché bevio così? Bevio per pienirmi fin qui. Ma la botte, ma la botte, ma la botte, ma la botte, ma la botte no. Thank you! E poi c'è quell'altra canzone bella che fa: voglio una vita ubriacata, di quelle che compri vino molto molto, lo nascondi sotto il letto, sotto i guardarobe, cortile in casa di nonna, così non mi tocca nessuno niente. Mui. Questa era di Fiasco Rossi. Poi c'è quell'altra bella. Sei un mirto, sei un mirto per me. Sei... Questa qui è di Zed Pires. Ai, 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 ai. Bella la vita, bisogna aiutare gli alcolizzati. Io adesso sembro guarito, però non sono guarito. Io la sera quando c'è umidità mi vengono questi sgonfiori allo stomaco. Proprio. Questo è uno sgonfiore. Se mi descalenta di Nadia. Che è Someri? Io sto cercando mio nipote, è un bambino che c'hanno, la mamma gli ha messo anche la canottiera stamattina, lo riconoscete sollevando la maglietta, c'è la canottiera sotto, si chiama Arturo, ma c'è la gobba signorina. Sto cercando questi miei nipoti, io non potevo neanche uscire, perché sono in lutto, sono vedova. E purtroppo la gente, già lo sapete com'è, vedono una donna vedova in giro, dicono là, il marito è morto, lei già... E chi più ne ha più ne mette.
Sì, è così. 2 anni fa, 2 donne parlando hanno messo incinta una ragazza. E ha fatto un villum a razza bassa del lingua. Purtroppo è così. Bisogna stare attenti. Quando c'era mio marito non succedevano certe cose. Mio marito, che bello che era, piccolino, ma già te lo riempiva l'occhio. Era piccolo ma aveva tutte le tessature come i grandi. Bravo, bravo uomo. Lui era un uomo che lavorava e portava tutti i soldi a casa. Non si fermava nei bar a bevere come si fa. No. Lui portava tutto a casa. Lavorava nell'immondezza. Sì, l'avevano preso a lavorare nell'immondezza per l'altezza che aveva. Aveva vinto il concorso per l'altezza. Perché più piccolo sei, prima arrivi a raccoglierla. Sì, infatti lui... vi stavo dicendo, mio marito, poverino, lui aveva anche questo dono di natura, che aveva i piedi piatti. Aveva i piedi piatti e strisciava i piedi per terra, con questi piedi metteva così, arrivava a casa con un mucchio di immondezza così grande. Arrivava a casa che aveva il lavoro già fatto. Poverino, che bravo che era. Quando c'era lui mi voleva portare alle feste in macchina, ma non ci stavo io nella macchina, perché gliele avevano regalate quelli dell'autoscontro, quella piccolina. E lui diceva, sì, non ci sto. Poverino. Si era comprato il cavallo. Si era comprato questo cavallo per andare alla Sartiglia, di quelli piccoli, della Giara. Era andato e con la spada correva, c'aveva la maschera, la spada. I tamburi suonando, i bambini tirando stelle filanti negli occhi per farlo cadere. E lui che correva, allora arrivava nella stella. Non la prendeva mai, perché i bambini muovevano in filo. E allora correva alle pariglie. Alle pariglie si alzava in piedi 3 cavalieri. Lui era il terzo di mezzo. Si alzava in piedi, anche lui non l'hanno mai premiato, perché dicevano che era seduto. La gente non ha il senso della misura. È proprio così. E lui, poverino, era morto tornando da prendere le lumache. C'è chi muore andando e chi muore tornando. E lui è morto tornando, poverino. Da poco gli è morto un cugino col Viagra. Questo cugino era andato in continente a San Marino. C'aveva un foglietto in mano e leggeva. Scusate, dove questa farmacia, dove la posso trovare? E uno gli ha detto, Viagra. Ha detto no, via Torino. Come è arrivato alla farmacia, gli hanno dato le pastiglie, ne ha preso subito una, entusiasmato. L'entusiasmo, ne ha preso una, arriva a casa, si è entusiasmato di più, ne ha preso altre 2, molto. Mischino, l'hanno messo nella bara. Sembrava una bara col manico. Insomma, non riuscivano a chiuderla. Alla fine viene il falegname, con la sega l'ha chiuso. Poverino. E tornando al discorso di mio marito, poverino. Mio marito ce l'aveva già, era lui, no? Poverino, mio marito, mi stavo dicendo, è morto tornando da prendere il lumache. Sono andato in campagna con un amico lontano, 8 chilometri, forse anche 8 e mezzo era. Sono andati lontano a prendere queste lumache, le potevano prendere anche vicino a casa, non era il caso di andare così lontano. E gridavano in campagna divertendosi, ho trovato 10 lumache con le corna fuori. Futti dotto con Rudes. C'hanno tutte le corna. E l'altro diceva, io ne ho trovato 10 facendo l'amore, ma forse sono senza mutande. E così si divertivano. Allora nel più bello di divertirsi, mio marito si è messo a fare acque, a pisciare.
E nel più bello di pisciare, poverino, si sente un urlo, fa... Poi cade a terra l'amico va lì, cosa c'hai, come stai, cosa c'è? E lui era svenuto, allora schiaffi, cosa sveglio, come stai? Sto morendo. Ehi moreno, cosa c'è? Sto morendo. L'ho capito, ma cosa c'è? Cos'è stato? Mi ha mossicato una vipera. Ah, una vipera. E dove ti ha mossicato? Lì. Lì dove? Là. Là dove? Lì. E non si capiva dove era lì e dove era là. Perché quando la vipera ti morsica, il veleno ti fa diventare paraliquido, che non ti puoi muovere. E allora non si capiva. E lui continuava a dire... Lì, là. Alla fine, dopo una ventina di mezz'orette, si è capito che l'aveva morsicato proprio lì. Lì nel pisello, poverino. E allora non sapeva come fare, lui gli ha detto fallo chiamare il dottore e lui diceva no, non andare, voglio morire. Gli diceva non morire perché vado a chiamare il dottore, aspetta un attimo, non morire, torno subito. Allora incomincia a correre nella campagna, l'amico correva, saltava i muri di pietra, le siepi, i rovi, si rovinava e correva lui. A un certo punto c'era un cancello, sale sopra il cancello e quando era sopra il cancello non era già aperto. E allora scende dal cancello, continua a correre, lo rincorrono due cani. Allora lui accelera di più, arriva in paese, entra nell'ambulatorio, era pieno di gente così, pieno zecche. Ha detto, permesso, fatemi passare. E lì c'era una vecchietta, gli ha detto, non passa nessuno qua. Ci siamo dalle 7 della mattina, buttate qui, non passa nessuno. Ma c'è un mio amico che sta morendo. Anche se crepa, lei e lui. Allora lui sfonda la barriera, entra dentro. Brum, dottore, vengo, c'è un mio amico che sta male. Me lo porti qua. Il dottore è 8 chilometri. Che cosa? L'ha mossicato una vipera. E allora vada e deve fare come si fa nei casi di morsichi di vipera. E cosa devo fare? Deve succhiare dove l'ha morsicato la vipera. Ehi, dottore! Vada, succhi e sputti, se no muore lei! Allora corre, corre nuovamente nella campagna. Meno male che il cancello era aperto. Corre, corre, i cani non c'erano più, se li erano mangiati 2 di quarto. Allora corre, corre, arriva dove era mio marito, che era lì buttato in terra, che pigolava sempre più piano. Gli ho detto, come stai? Sto morendo. L'hai chiamato il dottore? Sì, ha detto che devi morire. E così poverino se n'è andato. Sì, siamo andati per fare il seppellimento, gli amici piangendo, c'erano tutto il paese è venuto, più di 20 erano lì che piangevano. E allora siamo andati a comprare la bara, 4 milioni e mezzo una bara. Ho detto, cosa c'ha la televisione dentro? C'ha. Ho detto, costa così caro perché c'ha il velluto. Ma lui ha detto, mio marito è allergico al velluto, lo fa starnutire. Cosa... Ha detto, no, non ce ne frega niente, e ce n'erano che costavano più care, non era possibile. Noi non potevamo spendere questo lì, una corona costava 900.000 lire, però già muore scoronato. Ma quando mai una bara, 4 milioni e mezzo, 5 milioni, 6 milioni, se l'aveva saputo mio marito neanche è morto, gli ho detto, guarda, non era possibile. Un carro funebre per 40.000 lire al chilometro. Ha detto, quando uno muore l'ultimo viaggio glielo dovete fare gratis. Ha detto, no, qui si paga tutto. Poi mio marito ci teneva a essere cremato. Siamo andati a chiedere per la cremazione 6 milioni. Gli ho detto, piccolino, lo fate personalmente cremato e viene bene lo stesso. Purtroppo quando i morti non sono di loro se ne fregano. Oh, abbiamo fatto i calcoli,
tutto il seppellimento veniva a costare la bellezza di 18 milioni. 18 milioni, mettendo il morto noi, eh. Non è possibile. E allora... io finivo di ridere. E allora non si sapeva come fare, perché noi quei soldi col dove ce li avevamo. Mio marito era pensionato, io ero pensionando, quindi no, non era possibile. Allora è venuta la Proloco. È venuta la Proloco, sono entrati, hanno aperto, sono entrati, apro e loco, non c'è mezzo cazzata. E allora hanno visto la grandezza di mio marito, hanno detto qui ci vuole una bara per nani. E allora hanno telefonato tutte le parti, bare per nani non ce n'era, quella da bambino gli era accorta, no, non faceva. Insomma, alla fine telefonano Barumini, Baressa, Bari Sardo, Bari Continentale, niente bare in nessun posto. Bare per nani niente. Allora hanno preso una bara grande, l'hanno messo dentro questa bara grande, c'era mezza bara vuota. Non la riempiva, poverino. Nani non è che ne muoiono tutti i giorni, ce ne stava un altro. Volevano metterne un altro, però ne muore uno ogni due anni. Sai, finché ne muore uno all'anno, un anno aspetti, per un anno sì, invece per due anni non fa. Poi se aspetti, il mio marito è guasto e l'altro è fresco, non fa. E quindi l'hanno messo in questa bara grande e si sono dimenticati di mettere una cozza nei piedi. Quindi scendendolo nella tromba delle scale, 8 piani, non tenevano la bara sempre nella stessa posizione, una volta la giravano da una parte, una volta dall'altra, mio marito scivolava dentro la bara e sbatteva da una parte all'altra. Ogni piano si sentiva, e sbatteva. Girate dall'altra parte, fate piano così, e sbatteva dall'altra. Fate attenzione, Insomma, arrivano in camera mortuaria, aprono la bara e non lo trovavano più. L'hanno trovato dopo 2 ore, era dentro il cuscino, piccolino così. Allora l'hanno preso, l'hanno stirato, è diventato fine, è bellino, ma meglio a lui che a me. E adesso io sono in casa, che ho questa figlia sposata e una da sposare. Quella da sposare non riusciamo a trovare il ragazzo, se la vedete è bella, non è giovane, 56 anni, però sì, però non è toccata, è come l'anguria, come la tocca si sperra. Come la tocca si spacca subito, poverina. C'ha quasi tutti i capelli. Sì, capelli castagna. Poi c'ha gli occhi. Gli occhi nocciola. E la carnagione pistacchio. Sembra un torrone. Schinetto. E si è messa i denti nuovi da poco. Gliene hanno messo 16 sopra e 27 sotto. Solo che glieli hanno sbagliati. Gli hanno messo quelli davanti e di dietro. Quando ride sembra un'oratta, mistino. E allora mastica con i denti davanti e ingoia con quelli di dietro. Ma comunque è brava, lavora. L'hanno presa a lavorare in ristorante da poco. Aiuto cuoco. Ogni tanto sento il cuoco, aiuto! Si vede che gli passa vicino, non lo so. E ha imparato a fare le polpette, però non le fa proprio a mano. Cioè si mette la carne in bocca, la macina. Poi sputa nel pane grattugiato, senza uovo, perché lei c'ha la saliva che scendeva. E niente, sputa nel pane grattugiato, vengono belle, grandi, croccanti. E lei sta imparando a fare il polpettone da dietro. Arrivederci. Venezia, ci sono altri due sposini. Passano questa bellissima prima notte di luna di miele, di domani mattina lo sposo, ancora in mutande canottiere, si affaccia al balcone. Davanti a sé il Canal Grande, ancora più in fondo c'è un altro albergo. Bella Venezia, eh! E dall'altro albergo una voce, un signore. Buongiorno signore! Ma sta dicendo a me? Dico a lei buongiorno! Ah, buongiorno, mi conosco anche a Venezia.
Boh. Come mai qui? Ma te la spazzo di porta. Che cosa gliene frega questo qua? Boh. Sono in viaggio di nozze. Anche lei? Ah, perché anche lei è in viaggio di nozze? Sì, anch'io. E dov'è sua moglie? Mia moglie è a letto che fuma. È la sua. E la mia non fuma, però è tutta arrossata. Arrossata. Peccato che sono nato in Sardegna, dovevo nascere in America. Avevo in mente questo clacson per chiamare le donne, per noi uomini. Oh mamma, che faccio così. Bebè, vieni da me. Ah vabbè, oh, pazienza. Però se fossi nato in America, veramente avrei fatto qualcosa di grosso. Io vengo da una famiglia di contadini, gente che la mattina presto se ne andava a lavorare e mi lasciavano lì buttato con i parenti. Ero bellino io quando ero piccolo. Oh, mi dovevate... E te sei bello ruzzano. Mi dovevate vedere, nella culla ero un incanto e mi lasciavano in mano a questi parenti che si avvicinavano nella culla dove ero io a parlarmi. Non si capiva niente perché parlavano tutti. Oh, immaginatemi, si avvicinato uno e mi faceva così. Età? Che età potevo avere? Due giorni, tre giorni. E questo continuava. Età? E dove è andato papà? Su con la savurca sarà papà. Cosa ne so io dove è papà? E cosa ti porta papà? Ma che merda, cosa mi porta? Io in mano a questa gente. Era una cosa incredibile. Cioè, ma ce n'era una con un mazzo di chiavi. Si metteva lì davanti e faceva... Questa deve essere scema. Era scema davvero, perché poi da grande l'ho incontrata ancora e cammina sempre così. Sembra un tacchino. Ce n'era uno che veniva tutti i giorni e mi faceva la doccia. Si metteva davanti e faceva... Odore di polpette dimenticate nel frigo. Un disastro. Non era possibile. Poi mi ricordo questi pannolini di allora. 9 metri di pannolino. Cendicapiera è merda, ma cendicapiera... Sì, ti avvolgevano tipo mummia, dai piedi fino al collo. Bene, ti avvolgevano, quando facevi la cacca andava dritta dritta ai piedi. Se poi avevi la sfortuna che quando ti prendevano in braccio facevano oh, la cacca andava dal collo ai piedi. Oh, questa cacca che la do. D'inverno ancora questo caldo. Ma d'estate questa cosa inacidiva. E te la toglievano la sera. I commenti erano... E oggi la cacca l'ha fatta bella. Bella merda, dicevano. Che cosa bella può essere? E l'altro giorno era verdastra e acida. Si vede che l'assaggiavano. Non lo so io. Non era possibile. E poi, quando faceva caldo che inacidiva questa cosa, ti lasciava gli arrossamenti. E gli arrossamenti non erano solo circoscritti alla zona del bacino. Era dietro, nelle spalle, nelle ginocchia, dappertutto. Oggi c'è la pasta fissa. Che la mamma vede un arrossamentino, pum, guarito il bambino. Allora pasta fissa, acqua fissa, una passata di acqua e ti lasciavano tutto il giorno nudo col culetto per aria aspettando che gli arrossamenti passassero e intanto passavano i rompiscatole che ti vedevano nudo e cominciavano a chiedere: e cos'è quella cosa che c'hai lì, e che cos'è, che cosa, non la vedi che cos'è, tonto come sarà, e quando sei grande chi la dai? Questo era un quiz. A chi la dà? Zia Maricio Sapinuccia? Ti consolvamo io. Se la dai a Zia Mariuccia te la taglio. Con le forbici in mano. Poi mi ricordo sceso dalla culla che cominci a camminare a toccare le cose. Sembrava un prestigiatore. Oh, toccavi una forbice. Una voce diceva: non toccare cacca. La forchetta. Cacca. La televisione. Cacca. Oh, quello mondo è merda, paragone.
C'era mia sorella gemella che correva da una parte all'altra, io non potevo correre, ero rachitico. E non c'erano omogenizzati allora, purtroppo. E lei che correva, io non potevo correre, camminavo con le ginocchia, la volevo toccare per farla diventare di cacca, non ci sono mai riuscito. Poi mi ricordo questi amici di famiglia che venivano a casa. Buongiorno signora, piacere, come sta bel bambino? Quanti anni hai? Cosa fai? Dove vai? Ma bacca, mamma. Non era possibile, se stavi mangiando qualcosa si avvicinavano e ti dicevano te lo mangio. Queste battute spontanee che gli viene alla gente. Oppure ti rincorrono. Ma non finisce lì, perché poi ti prendono e ti fanno l'oppalala. Loro non tenevano conto che i soffitti in Sardegna sono bassi. E fanno oppalala. E oppalala. Io qui c'ho la marca del lampadario ancora. E ho scoperto che il sardo non è basso. È arrecraccato queste oppalala. Bisogna evitare ai bambini di fargli l'opalala. Io mi ricordo l'ultimo opalala che mi hanno fatto a me. Stavano mangiando roba di carne di maialetto, non lo so, agnello, terrazza. E opalala, slittavo. Mi hanno trovato dopo 3 giorni appeso a un albero. Peggio dietro di piribibì! Peggio dietro di piribibì! Peggio dietro di piribibì! Appeso a un albero! Ci sono 2 cagliaritani che stanno camminando in spiaggia, mutandine da bagno. Cosa dici? Ci tuffiamo adesso o ci tuffiamo dopo? No, buttati tu adesso, io non ne ho voglia. Lo faccio dopo il bagno. E vabbè, questo si butta in acqua. Passano 2 ore. E proprio, allora, ci buttiamo ancora in acqua, ci buttiamo, ti vuoi buttare o no? No, buttati tu, mi butto dopo. Tutto il giorno così, alla fine dici, ma insomma, ti vuoi buttare in acqua o non ti vuoi buttare? Ascolta, lo confido, non so nuotare. Non sai nuotare. Abiti a Sant'Elia, dove c'è il mare, e non sai nuotare. E perché tu che vivi a Elmas, cosa sai? Volare? Due sposini in viaggio di nozze arrivano in questo albergo, consegnano i documenti, stanno per andare in camera. A un certo punto l'albergatore dice a loro, signori, la cena viene servita alle 20 di sera, il pranzo alle 12 e la colazione alle 8 del mattino. Grazie, arrivederci, buonanotte. Stanno andando in camera, lo sposo, con aria un po' circospettosa, disse alla sposa, cara, ceniamo o facciamo l'amore? Non ne hai di fretta. Ceniamo dopo. A un certo punto vanno in camera, la sera non scendono a cena, prima notte di nozze, ecco. Di domani mattina a colazione, buh, non si sono visti. A pranzo, buh. L'indomani tutto il giorno, bru. L'indomani, bru. Tutta la settimana, bru. L'albergatore manda uno a bussargli la porta. Chi è? Ma dato l'albergatore ha detto di dirvi che vi siete dimenticati di mangiare. Digli all'albergatore che noi non ci siamo dimenticati di mangiare, che mangiamo il frutto dell'amore a colazione, a pranzo e a cena. Sì, però ho detto di fare il favore di non buttare le sbucce dalla finestra che lo stanno mangiando le galline, stanno tutte morendo. Buonasera. Chiedo scusa per lo zaino. Vendono le giacche con la zaina attaccata. Ehi, io vedo tutta la gente c'ha lo zaino attaccato, ma buh, te lo vendono col cappotto. Avete parlato pam pam. Che dannato, di volta de vampa. Una volta sì, la pampa c'era, adesso non c'è più. Adesso c'è Viagra. Vabbè, io sto cercando un mio amico, non so se lo conoscete, si chiama Pino Giuseppe Antonio.
è di Mrakacioli. Morgongioli, del greco. Marga, Mraga, Morgo. Non lo conoscete? C'ha una bicicletta torpado. Unica bicicletta torpado che è San Gabino. Ho scalato questo muro. Non fate sapere di nulla, scalai tutto noi. Scalatori noi. Boh. Se, con questo ragazzo eravamo militari assieme. Ragazzo, adesso ci avrà la mia età. Età. Eh sì, avrà la mia età, senz'altro. Quindi, bravo ragazzo, Pires di cognome. Lo chiamavamo Pires il bastardo. Sì, perché sembrerebbe che il primo Pires della storia dei cognomi sia stato un bambino che la mamma ha abbandonato sotto un albero di pere. E l'hanno chiamato Pires. E cosa dovevano chiamare? Susinos. E se andiamo a guardare, ad esempio, Melas, abbandonato sotto un albero di pere. Pirasto, albero selvatico di pere selvatiche. E quindi c'è, cioè, tutti i cognomi c'hanno, c'è, cioè, quello che si chiama Puzzu. Pulia che tavaci, cioè. Quindi questo qui, poverino, è chiamato così. Lei come si chiama di cognome, signorina? Eh? Solinas. Non la sento. Corrias. Ah. La papa se lei è corriallata, se Dios. Corrias. E cioè ogni nome c'ha una tele, cioè, capisci? C'è, boh. E con questo qui eravamo militari che abbiamo passato delle serate, andavamo a cercare tedesche. A Rimini, Riccione. Uscivamo lì, yeah! E noi trrr. Era l'unica parola in tedesco che sapevamo rispondere, era quella trrr. Boh, e entravamo nelle spiagge tutto più biondo. Come entravi dentro, per camminare dovevi soffiare. Arrazza cosa bella. E poi entravamo lì, entravi la mano, ne prendevi uno e andavi via. Una sera ho sbagliato, ne ho preso uno di 2,10 metri. 2,10 metri di tedesca, non ci arrivavo. Cioè non c'era niente da fare. E allora la portavo in campagna, cercavamo muretti. No. In Sardegna muretti sì, ma in continente muretti non ce n'è. Sono entrato in una blocchiera vecchia, ho trovato un blocchetto a 4 buchi, salisco sopra, ero uguale a lei di altezza. Nel più bello di sblocchettare, bravo, a terra. Non era possibile. Dicono il sardo già si arrangia, già se misea con ciao. Non era possibile. E allora la porto a casa, la corico nel letto. Spuntava 80 centimetri da una parte, 70 dall'altra. E mi metto a fare alla sarda. Cioè alla sarda vuol dire iniziare dai piedi e finire nella testa. Per farla tutta, no? Parto. Arrivo a metà, c'era un altro. È lì che mi è venuto da pensare alla donna sarda, quella piccolina che c'era una volta, la donna piccola tipo 24 ore che apre, c'è tutta portata di mano. Non ci sono più le sarde di una volta. Il sardo è cambiato. Il sardo sta crescendo. Dicono che dipende dagli omogenizzati. Omogenizzato. Roba di turismo è gente che va, gente che viene, c'è chi la mette e non la sa togliere, chi le rimane ce l'ha. Sì, sì, è così, non c'è niente da fare. Ma dove l'abbiamo mai visto noi un sardo giocare a pallacanestro? Non si era mai visto. Adesso abbiamo i sardi che giocano a pallacanestro, 2,10 metri di sardo. E babudo chi vede? Pires, questo macitero. E tu sei figlio di Pires. Ma vai, Rindioco, ma. Tu sei figlio di Pires. E mio babbo è quello piccolino. Boh. Noi bisogna che stiamo attenti, Ad esempio, noi viviamo in un'isola. Quando andiamo a comprare una cosa, andiamo a comprare, diciamo, vorrei quelle scarpe che c'erano finite. E quando non si sa perché il rappresentante viene dal continente. Con questa cosa del rappresentante siamo fregati. Ogni cosa, il rappresentante viene dal continente, bisogna aspettare. Una signora ha detto, 6 mesi che non ho più avuto rapporti. Come mai, signor? Non è passato il rappresentante?
e siamo fregati per quello. E a pensare che il sardo era l'unico più grande viaggiatore che è esistito al mondo. Altro che Marco Polo o Cristoforo Colombo, per me chi erano? Non erano nessuno. Il sardo, quando non c'erano le navi e le barche, si attaccava ai tronchi, attraversava e andava in continente. E così è, anche se non ci credete. Nelle notti di tempeste loro si attaccavano al tronco, pioggia, acqua, lampi, vento, 21, quello che c'era, non gliene fregava niente. Loro andavano, attraversavano il mare. E nelle notti di tempesta si sentiva una voce nel mare: mantenetevi ai tronchi. Il vento soffiava. Fate in questa zona, fate il vento. Appago che non ci può tutto, eh. Nelle notti di tempesta il vento soffiava. Mantenetevi a tronco di destra, attenzione, un lampo al centro. Fate. Dai. Manco su gatto se vuoi. Dovete fare proprio con le mani così. Attenzione, il vento sta soffiando da destra. Un lampo che si cavi. Dai, fate il lampo. Un trono a sinistra. Frausi e stangone. Mantenetevi a destra che il trono sta arrivando. A quale tronco siete mantenuti voi? Al tronco di destra. E voi? Al scorro da bambù. E poverini attraversavano il mare e si trovavano davanti il continentale. Voi chi siete? Veniamo dalla Sardegna. Siete albanesi? No, veniamo dalla Sardegna. Tornate indietro, extracomunitari. Extracomunitari babburù. Tornate indietro, cosa volete? Vogliamo lavorare. Ma quale lavorare, che sei piccolo? Sei piccolo però... Vai indietro, piccolo sardo! E allora i sardi si organizzavano con i cartelli di protesta. In ogni cartello c'era scritto qualcosa. Erano le prime proteste, non erano grandi discorsi. Il primo cartello c'era scritto così. Un baba. Secondo cartello c'era scritto così. Laga. Signore, inutile che ride, era scritto così o no? Terzo cartello sembrava scritto in giapponese. C'era scritto... Mataga. Ultimo cartello con un sardo piccolino piccolino. Niedubisha renegao, come dice. C'era scritto così. Era qui che voleva l'applauso, non prima. E poverini i sardi si facevano voler bene lo stesso, perché avevano sempre la battuta pronta. E allora gli davano da mangiare, da dormire, li facevano dormire in queste soffitte. Infatti ce le hanno anche dedicate. La mansarda è dedicata all'uomo sardo, poverino. Voi non ci credete. Telefono. Pronto, c'è Laura? Pronto? Ah, non c'è Laura. Che Laura? Che numero ha fatto? Io ho fatto 336161. Il numero è giusto, ma non c'è nessuna Laura. E non c'è Laura. Mi dispiace. Non c'è Laura. Se c'era glielo passavo. Chiedo scusa. Niente. Buongiorno. Arrivederla. Io aspettai, non sa Laura. Questa deve essere qualche amica... No, mia figlia non è così. Telefono amico, buonasera. Telefono amico? Io guardi, nella vita ho sbagliato veramente tutto. Oh. Ho sbagliato ogni cosa nella vita. Ho sbagliato anche il numero di telefono.
Pronto? Pronto? Pronto, c'è Laura? Sto cercando Laura. Che numero ha fatto? Ho fatto 33611. Il numero è giusto, ma non c'è... Proprio allora a fare una cosa, a tenere l'apparecchio sollevato. Tenga l'apparecchio sollevato. Sono sollevato. E io faccio il numero dall'altra parte. Chiedo scusa. Niente. Mi scusi tanto, arrivederci. Arrivederci. Oh, sollevato. Pronto? Buonasera, c'è Laura? Signorina, state rompendo la mazza. Ah, non è la casa di Laura? Non è neanche il cortile di Laura questo. Adesso basta. Non lo so, se mi avete il telefono, e qui ha telefonato qui, scusi. Laura non c'è, allora pazienza, scusi, c'è bisogno di arrabbiarsi. Laura non c'è, non c'è. L'ho già arrabbiato da prima, signorina. Non è ignoranza. No, la caponanza sua, signorina imbecillanza. Ma guarda, mi fa arrabbiare. Bah. Funziona da solo. Oh, molto bene, hai fatto l'144. Chi io? Come ti chiami? Pinuccio. Oh, bello Pinuccio, senti. Dimmi. Perché hai chiamato? Cosa ti manca? Dimmi. Oh, c'è tutto. Hai bisogno di calore, hai bisogno di un abbraccio, hai bisogno di un bacio, di una carezza nel tuo fondo schiena, una carezza nella tua pancia. E cos'è, accottimo, signorina? Sono sola su questo letto grandissimo, sono qui abbandonata, aspettando una mano di un uomo. Vieni, Pinuccio. Una mano solo, signorina, solo una mano. Posso Pinuccio, qualcosa? Vieni. Vieni che ti aspetto, hai fatto l144. Dov'è? E questo è il numero dell'amore. Non lo sapevo. Pinuccio, vieni, sono senza mutande. Le mie le sono strette. Pinuccio, vieni, ti aspetto, Pinuccio. E dove cavolo vado se non so dov'è? Pinuccio, perché non corri? Vieni, Pinuccio. Ma dove cavolo? Mi sono levata le calze. Si è levata le calze. Adesso sono senza mutande, senza calze. Levati la pelle che sto arrivando. Pinuccio, questo è l144, per qualcosa l'hai fatto. Ma che non ho fatto niente, hai che fatto c'è un contagio, signorina. Pinuccio, ti aspetto. Signorina, c'è Pinuccio, contagio nel telefono. Senti, volte dei budioli, scusa. Scusa, mica fuoco, una testa. Pronto, c'è Laura? No, c'è Babbulù. Non c'è Laura? Non c'è. Da lei non c'è Laura? Ho detto che non c'è. Quindi non c'è Laura? Ah, non c'è. Chiedo scusa. Niente. Arrivederci. Va cagai. Quando ci vuole, ci vuole. Non me frega niente. La maleducanza va premiata. Vabbè. Non c'è Laura. Buonasera. Non c'è Laura. Noi siamo della SIP. Già pagata la bolletta? No, ma non è per la bolletta. E per che cosa è? No, non si preoccupi, siamo della SIP, stiamo facendo dei semplici controlli. Ah. Lei risponde al nome di Pinuccio Malus? Ma lo chiamano. Ecco, allora le spiego subito. Nei telefoni a volte ci sono dei ronzii. Ecco, ci sono questi ronzii, queste a volte interferenze. Ho capito. Sì, e con lui dobbiamo fare questi controlli per far sì che l'apparecchio funzioni bene. Lei ha dei disturbi. Mal di schiena, mal di stomaco. Ecco, ora faccia la cortesia. Dovrebbe gentilmente soffiare sull'apparecchio. Non ho detto gentilmente. Va bene. Un po' più forte. Un pochino più forte. Ancora più forte. Ecco, basta. Mi ha gonfiato le palle. Qui c'è roba di gente che telefona qui, Pronto, la vende Capoli? Capoli no, Raffarelli per tua sorella. È qualcuno che c'è qui infiltrato. Che sa il mio numero. Pronto, c'è Laura? No, non c'è. Ho fatto 33616. E allora che cosa me ne frega? Adesso che basta per favore. Ero già arrabbiato. Se non c'è allora, pazienza. E allora basta. Ma scusi, se mi hanno dato questo numero, che cosa devo fare? Sì, lo so. Ma non si arrabbia, ma lo sa che lei è tonto. Io ho fatto 33616, scemo. No, 6161, stronzo, scemo, tu, babbo, sono due le galline che hai in casa. 6161, scemo due volte perché l'ho detto prima io. Oh, non tu. Oh, cacao. Guarda che adesso chiamo la polizia, qui fanno i galletti queste cose. Pronto? Chi è? Sono Laura, mi ha cercato qualcuno? Brutta bagassa che non sei esatra. Pronto?
Qui hanno fatto scherzo, eh. Ci deve essere qualche... C'è un vigile? Non c'è il vigile? Questo babbo. Senta, io sono l'inquilino di sotto. Mi può fare una cortesia? Mi dica. Dirmi se in casa di lei c'è l'acqua. C'è. Ah, ce l'avete l'acqua? E scende molto? A tubo. Ma molto molto? Tubo. Ecco, si lavi il culo. Fa chiamare la polizia.